Andava al microfono. Allora blocca la musica. Un applauso così l'avete fatto l'ultima volta che avete buttato giù Renzi. Io voglio un applauso fatto bene. Buonasera a tutti! Dai, bravo! Cazzo, la gente quando è spontanea, che bello! Buonasera signora, com'è? Tutto bene? Mi vede bene? Beh, amici. Pensa, mi sono vestito tutto elegante, sono andato là a prendere l'acqua, mi porta una torta del nonno, ma ho scambiato per lì, cameriere. Signori, poi non ve lo chiedo, allora io dovrei fare io un applauso a voi per questa magnifica cornice e manifestazione di cui sono stato invitato anche l'anno scorso e sono tornato volentieri quest'anno con altri amici. Volevo un applauso grande perché l'emozione di essere fra voi è maggiorata dal fatto che alle 19 di questa sera ho ricevuto una telefonata, ero qua, dove si comunicava che diventerò papà per la terza volta. Dai, grazie! Mo che cazzo glielo dice a mia moglie? Già che litigo sempre con mia moglie. Com'è? Litigate voi? Marito e moglie? Vicini? Dove sono? No. Signora, buonasera. Marito e moglie? Eh? Sì, toccava la coscia, lo vedo da qua. L'ho fatto in Calabria, una sera ho sbagliato, venti mi ammazzano. Marito e moglie? Andate d'accordo? Eh? Di brutto? Sia voi che i signori dietro, tutti e quattro, andate d'accordo? Non litigate mai? Mai? Il gioco delle cazzate lo facciamo domani sera? Stasera c'è cabaret, eh? Mia moglie è una vigliacca, mia moglie è sardo calabrese, praticamente come avere un pitbull in casa. La signora ride, non ci crede. Sistemiamo Davide, un applauso ai fonici che hanno collegato 3000 situazioni. Signora, mia moglie, io a casa ho un pitbull e col carattere di mia moglie vanno in conflitto. Lei deve vedere che scene. Sardo calabrese, puoi immaginare che tempra. Succede così al cane, vai fuori! Il cane, il pitbull a mia moglie, vai fuori, vai fuori! Vanno avanti così un quarto d'ora, poi ognuno fa la pipì sulla sua pianta. Anche mia moglie. Impazzita. Cerca di quelle cose per litigare, inventa di quelle cose che solo voi donne malvagie inventate pur di litigare. Non guardarmi così, non guardarmi così, perché non può una donna pur di litigare con me inventare delle cazzate tali quali l'altra sera mi fa: e poi sono stufa sempre che lasci i capelli nel lavandino. È come andare a casa di Malgioglio e cercare i poster delle donne nude, sai, quelle cose che non esistono. Micidiali voi donne. Chi è amante del cabaret? Alzate la mano. In 100 su 3000, che cazzo sono qua a fare io? Mandiamo le majorette, rifacciamo. Chi è amante del cabaret? Chi vede i tre maggiori programmi comici in Italia? Chi vede Zelig? Bene. Chi vede Colorado? Chi vede Porta a Porta? Signora ride, lei l'altra sera, altro che cabaret. Io dico, ma cazzo, ma un po' di criterio. Sa che già litigano lì. L'altra sera c'era ospite il ministro dello sviluppo. Chi c'era in studio? Brunetta. Questo qua l'ha preso come una cosa personale, no? Brunetta, lei sciura, lo vede piccinino, ma c'ha un carattere. Faceva il buttafuori alla mini Italia, né? Non ha paura di nessuno. È come quei galletti così. Voleva diventare sindaco di Venezia. Non l'ha votato nessuno perché dicono, cazzo, alla prima marea non lo troviamo più. Per quello che lui è incazzosito. Chi mi ha già visto fare il deficiente a Colorado? Ecco, proprio con orgoglio la signora, io. Tra parentesi vorrei dire che ci rivediamo con molti dei miei colleghi di questa sera a ottobre, quando ricomincia Colorado, con Franco Rossi e tanti altri. Ok, chi mi ha già visto fare i miei personaggi a Colorado? Alzate la mano. Il signore, come si chiama? Non lo so più. Non ti cazzano, non avevo capito. Mamma mia, il primo terrore incazzato ho trovato io. Chi non mi ha mai visto? A tuo amore. Il signore, come si chiama?
Angelo, più incazzato di Antonio. Pensa se la diavolo. Ora, Angelo, io ti ringrazio, ti do del tuo posto, ti do del tuo, perfetto. Sai perché? Ti ringrazio perché sei una sicurezza. Antonio è una sicurezza, tutti quelli che mi hanno visto. Chi non mi ha visto, siete ugualmente una sicurezza. Signora, lei dice questo è pazzo. No, perché uno ti ha visto e siamo sicuri. L'altro sicuramente non ti ha visto. Ci siamo? D'altronde non è che devono tutti vedermi, non è che sono una personalità importante. Shura, non sono il Papa, o no? O Donald Trump. Se no avevo due puttanoni qua e il castoro che dormiva sulla testa. Non ridete, è stato denunciato. La signora ride. È stato denunciato dagli animalisti perché gli hanno detto tu il castoro lo devi lasciare nella gabbia, non è giusto che lo... Io, Angelo, ti ringrazio di cuore. Sai perché? Perché è veramente così. Succedono delle cose invece in mezzo, le intermedie, che ci bruciano il cervello a noi della TV, quelli tra parentesi che vanno in TV, la visibilità. L'altro giorno facciamo un altro spettacolo, sempre